Questo programma è offerto da Partinico. Vede il ladro in casa e poco dopo muore. Missile Mary. Arrestato colpevole dell'aggressione ad una donna. Palermo. Aperitivo green al Calesa. Sport. Calcio. Domani al Barbera arriva il Siena. Partinico. Vede ladro in casa e dopo poco muore. È successo la scorsa notte a Partinico. Un pensionato di 65 anni, Gaspare Corso, stava per rientrare in casa con la sua famiglia, quando nella porta d'ingresso della sua abitazione ha riscontrato difficoltà nell'apertura. Poco dopo essere riuscito ad entrare in casa, si è accorto di un'ombra. Era quella di un ladro che, sentendogli rientrare, si è dato alla fuga dalla finestra. Subito Gaspare è prontamente scattato per cercare di acciuffarlo, ma poco dopo a bloccarlo è stato il suo cuore. Forti dolori al petto hanno fermato la folle corsa. La famiglia ha subito chiamato i soccorritori del 118, che hanno trasportato d'urgenza l'uomo presso l'ospedale di Partinico. L'uomo è deceduto nel trasporto in ospedale a causa di un arresto cardiocircolatorio. Scopello, sequestrato complesso turistico. La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato i locali dell'Hotel Grotticelli, un complesso turistico a Scopello nel Trapanese composto da 12 mini appartamenti, parcheggi, aiuole e spazi comuni del valore di circa 40 milioni di euro, su disposizione del provvedimento emesso dal Tribunale di Trapani. Il residence era di proprietà di Antonio Palmeri, un imprenditore di 65 anni condannato nel 1998 per associazione di stampo mafioso e danneggiamento aggravato del metodo mafioso, il quale apparteneva alla cosca di Alcamo Castellammare. I successivi approfondimenti svolti dal gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata del nucleo di polizia tributaria di Palermo hanno messo in luce una serie di irregolarità, anche contabili, attuate al fine di conseguire indebitamente i fondi pubblici per un ammontare superiore ai 2 milioni di euro necessari per la costruzione dell'attività alberghiera. Castelvetrano. Coltivazioni illecite sul terrazzo di casa. Un pregiudicato di 28 anni è stato denunciato dai carabinieri del Nord di Castelvetrano per produzione e detenzione di sostanza stupefacente. Il ragazzo aveva creato sul terrazzo della sua abitazione una vera e propria serra domestica per la coltivazione di canapa indiana. All'interno della sua stanza era stato costruito un box in tela dotato di sistema di ventilazione, deumidificazione, illuminazione e riscaldamento, nel quale erano coltivate le piante di canapa indiana, 7 delle quali già fiorite e pronte per l'uso. I militari hanno trovato tutto il necessario per il giardinaggio e 2 quaderni sui quali il giovane annotava i dettagli della crescita delle piante e i vari accorgimenti per la loro coltivazione. La sua abitazione è stata perquisita con l'ausilio di 2 unità del nucleo cinofili dei carabinieri di Palermo. All'interno sono stati rinvenuti circa 140 grammi di marijuana custodita in contenitori di diverse dimensioni. Il giovane è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica del Tribunale di Marsala. Palermo. Tratti in arresto 2 pusher a Ballarò. Nel corso di un servizio teso al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico cittadino, i carabinieri del nucleo radiomobile e squadra motociclisti del comando provinciale hanno tratto in arresto per il reato di detenzione e spaccio 2 pusher extracomunitari di A, nato in gabbia, 19enne, e A.M, 32enne, nativo nel Ghana. Irregolari sul territorio nazionale. I militari della squadra motociclisti del nucleo radiomobile, nel corso di un pattugliamento dei veicoli del quartiere Ballarò in via Nasi, hanno sorpreso i 2 presunti pusher nell'atto della cessione di dosi ad assuntori del posto che si sono dati alla repentina fuga. I predetti sono stati presi in sella ad un motociclo, risultato essere oggetto di un furto consumato lo scorso 9 marzo a Palermo. A tal proposito, i 2 giovani sono stati altresì denunciati a piede libero per il reato di ricettazione.
Gela, discarica abusiva sotto sequestro. Un blitz dei militari della Guardia di Finanza è stato fondamentale per smascherare una discarica nel Ragusano dove si smaltivano illecitamente notevoli quantità di rifiuti industriali. Per questo motivo è scattata la condanna con 6 mesi di reclusione nei confronti dell'imprenditore Francesco Nigita, di Gela. Pare che con i camion della sua azienda facesse trasportare i rifiuti per poi smaltirli in luoghi non idonei. I suoi legali hanno scelto la strada del patteggiamento della pena. Intanto l'imprenditore dovrà pagare entro fine aprile la somma di 68.000 euro ai fini di ottenere il dissequestro di una zona di discarica di sua proprietà, causa della condanna. Intanto la zona è sottoposta a sequestro con appositi sigilli. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091-8467-529. La Spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, contrada Filaccina, a Bolognetta. Da noi, dal 17 al 30 marzo, il vernella a 2,09 euro. Lo svelto a soli 99 centesimi. Missile Mary, arrestato colpevole dell'aggressione ad una donna. È stato arrestato giorno 22 dai carabinieri l'aggressore che nella stessa giornata aveva aggredito la sua vicina di casa nel condominio di Viale Europa numero 119. Si indaga sulla dinamica dell'aggressione ed è ancora sconosciuto il movente che abbia scatenato l'ira dell'uomo, ma questo si aggiunge a quel fenomeno di crescita di aggressione di donne da parte di uomini che grazie alla forza muscolare sopraffanno le stesse. La donna, portata all'ospedale civico di Palermo, non accusa condizioni preoccupanti. Comunicazione del lato 1 di Palermo relativa al servizio idrico. Lato 1 Palermo, attuale gestore tramite l'unità di crisi del servizio idrico integrato nei 52 comuni della provincia di Palermo a seguito del fallimento di Acque Potabili Siciliane S.p.A., informa che la parte alta del comune di Termini Merese è attualmente interessata da una ridotta pressione di erogazione dell'acqua che potrebbe determinare qualche criticità di alimentazione per le utenze poste ai piani alti degli edifici. La causa è da attribuire ad una presunta perdita idrica occulta, per la ricerca delle quali sono in corso verifiche congiunte con il comune di Termini Merese. Nelle more della regolarizzazione del servizio saranno modificati i turni di distribuzione idrica, circostanza che potrebbe determinare qualche riduzione dei tempi di erogazione anche nella parte bassa di Termini Merese. Palermo, San Giuseppe con superlettili. A distanza di una settimana, i residui della vampa di San Giuseppe del 18 marzo effettuato nel crocevia di San Filippo Corazza e via Vito Dondes Reggio, spenta solo con l'intervento dei vigili del fuoco e causa di scontri fra i ragazzi locali e forze dell'ordine in assetto d'antimossa, giacciono ancora lì. La notizia non farebbe scalpore se non avesse due ricadute, una di malcostume. Infatti, ci si chiede come mai in una metropoli come Palermo possa accadere che due arterie urbane rimangano ostruite per giorni senza che si trovi una soluzione. Una di cronaca urbana, registrando come l'interruzione di queste due strade abbia causato più volte nell'arco della settimana ingorghi stradali. Cefalù, conferenza stampa Astro d'Argento 2014. Domenica pomeriggio all'insegna della musica all'interno dell'hotel al Pescatore di Cefalù. A partire dalle ore 16 è di fatto incominciata l'avventura della 26esima edizione del Festival Music Astro d'Argento. Il padron del festival, Santi Genovese, intervistato pochi giorni fa da Ismaele Lavardera con le telecamere di Canale 8, ha avviato una conferenza stampa nella quale ha spiegato le regole e le fasi di questa manifestazione che, oltre ad essere rimasta viva negli anni, vanta anche numerose collaborazioni con altri festival, tra cui il Cantamare, Diventerò una Stella, il Cantagiro e Castrocaro. Coloro che supereranno
vinceranno le selezioni potranno partecipare ad una full immersion di 2 giorni con i vocal coach Marco Simeoni e Mario Toro Santeucci, coadiuvati dall'aiuto del giovane rapper Cesare Cernigliaro in arte Joker che, dopo l'uscita da Amici, noto talent show di Canale 5, si cimenterà nel ruolo di consigliere per i giovani che sognano di entrare a far parte di questo mondo. Successivamente sono intervenuti la direttrice artistica Antonella Mantione ed il responsabile delle relazioni con il pubblico Luigi Cernigliaro, che hanno esposto i loro obiettivi valorizzando i giovani presenti. Il rapper Cesare Cernigliaro, che in passato ha partecipato a questo evento canoro, ha esposto il suo giudizio sull'organizzazione e ha divertito gli ospiti cantando alcuni suoi pezzi. Dopo di lui, tante le esibizioni di alcuni tra coloro che parteciperanno al festival, quali Monica Giambrone, Loretta Clemente, Viviana Perri e tanti altri. In corso d'opera si è aggiunto alla conferenza Gianni Contino, presidente del Cantamare, che ha delucidato i presenti sull'oggettiva difficoltà, anche economica, che vivono oggigiorno i giovani che desiderano intraprendere la strada dello spettacolo. Soddisfatta anche Maria Vitale, ospite della conferenza e promotrice del festival Diventerò una stella. La conferenza è andata in onda su CRM e Pirradio in tutto il mondo. A permetterne la buona riuscita, il fonico Enzo Liberto, cantante di Divieto di Svolta, che accompagnerà con la sua band Cesare Cernigliaro durante il suo tour live. A chiudere la serata Ivana Baglieri, vincitrice dell'Astro d'Argento 2013, che si è esibita col suo inedito La voglia di averti. Messina, master su pizze aromatizzate naturalmente. Erano presenti molte delegazioni di Sicilia e Calabria della Federazione Italiana Pizzaioli nel Mondo. Al master, lievitazione naturale di impasti aromatizzati che si è svolto a Messina presso il ristorante Sapori di Vino. La lezione inerente ai lieviti aromatizzati è stata curata dallo chef di fama mondiale Giovanni Gandino. Invece, l'inventore della moringa Edoardo Fiore e il presidente della FIP Giovanni Mento hanno proposto nuovamente il cibo che prende nome e caratteristiche dalla pianta tropicale dalle molteplici proprietà benefiche. Grande interesse da parte di tutti gli intervenuti. Il presidente Mento, l'organizzatore di eventi Lorenzo Aiello e il delegato regionale Domenico Sireci sono soddisfatti dei propizi risultati frutto di impegno, amore, coerenza e fatica di tutto lo staff. Ficuzza, scout, incontro di distretto. Giorno 23 i capi del distretto Palermo Est dell'Associazione Federazione Scout Europa si sono incontrati a Ficuzza per dare vita a una giornata di confronto su proposte educative e formazione metodologica. L'incontro si è aperto con la celebrazione della Santa Messa all'aperto, circondati da una natura rigogliosa. La giornata è stata suddivisa in 3 sessioni principali. La prima parte è dedicata alla metodologia. Infatti, i capi delle branche specifiche, Lupetti, Coccinelle, Esploratore, Guide, Rovers e Scolte, si sono riuniti secondo l'appartenenza, affrontando tematiche specifiche di branca. La seconda, più ludica, che potremmo tranquillamente intitolare Maschi contro Femmine, vedeva schierati i capi maschi da una parte e i capi femmina dall'altra, per dare vita a delle vere e proprie sfide. La terza sessione, dopo il pranzo, è stata dedicata alla sfera religiosa, con confronti tra i capi e gli assistenti religiosi di riferimento. I capi che hanno partecipato tornano a casa con un bagaglio umano e metodologico più ricco, per essere sempre di più all'altezza delle sfide della società contemporanea. Che vuol dire essere scout nautico? Tu da quest'anno sei scout nautico, quindi raccontaci brevemente questa storia. E caro mio, abbiamo deciso di questa avventura perché abbiamo avuto l'opportunità di avere la barca a disposizione, quindi abbiamo iniziato questa avventura e ragazzi sono molto entusiasti e inizieremo fra un mesetto a uscire per la prima volta con le barche. Gruppo? Sant'Agata di Militello. Quindi adesso è il riparto? Riparto Amerigo Vespucci. Quindi avete cambiato pure il nome? Certo, abbiamo dato un nome nautico. La prima squadriglia è la Marlin, hanno scelto questo nome. Squadriglia Marlin che non esiste nelle squadriglie scout, quindi abbiamo creato tutto di sana pianta, guidone, tutto il resto, merali, tutto quanto. Ok, alla prossima, poi ci mandate qualche vostra avventura. Va bene, alla prima uscita con la barca. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer.
ambiente ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo, aperitivo green al Caleta. Idee verdi all'aperitivo si terrà alle 20 di domani, martedì 25 marzo, presso il Calese di via Foro Umberto I, numero 28. Un appuntamento pensato per parlare di progettualità, questa volta tutta al verde. A promuovere l'apericreativo sono diverse associazioni che mirano a rafforzare Sementor, un progetto di sostegno all'imprenditoria innovativa che in questa edizione sta aiutando l'approfondimento di 15 idee di impresa verde. L'elicoltura, la coltivazione dello zafferano, la creazione di fattorie didattiche con occhio particolare al sociale, servizi di consulenza per agricoltori attraverso iPhone sono solo alcuni dei progetti che si sta cercando di sviluppare durante gli incontri settimanali che andranno avanti fino a maggio nella sede di via Alloro 64. L'ingresso sarà libero. Palermo, Burraco contro la sclerosi multipla. La partita solidale di Burraco contro la sclerosi multipla si svolgerà venerdì presso la sede Telimar del lungomare Cristoforo Colombo. Il torneo, finalizzato a sostenere l'attività della sezione palermitana dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, prevede il pagamento di una quota di partecipazione di 25 euro, complessivi di buffet, e della quota di beneficenza pari a 10 euro a persona. Le prime tre coppie classificate saranno premiate con dei manufatti del maestro Nino Parrucca, che ha accettato di sostenere l'iniziativa dell'AISM. Il torneo è aperto agli iscritti Telimar, conoscenti, persone vicine all'AISM che vogliono sostenere questa iniziativa. Calcio, Palermo. Domani sera arriva il Siena. Dopo la bella ed importante vittoria ottenuta sabato a Pescara, i rosanero si sono subito rimessi al lavoro per preparare la gara del Barbera di martedì sera contro il Siena. Il prossimo avversario dei rosa arriverà a Palermo forte dei 6 risultati utili consecutivi, l'ultimo dei quali ottenuto nell'incontro con l'Avellino grazie alla magia di Rosina. Due gli squalificati del match. Nelle fila del Palermo mancherà Dybala, mentre per bianconeri l'assente sarà Francesco Valiani. Gli uomini di Iachini si stanno allenando tutti regolarmente, compreso Maresca, che ha già recuperato dalla botta rimediata sabato in campo in uno scontro di gioco, ma non Morganella, che prosegue però gli allenamenti differenziati per il suo recupero. Intanto dalla società palermitana comunicano che sono in vendita i biglietti per poter assistere all'incontro di domani sera. Da oggi, oltre alle rivendite autorizzate l'8 maggio, sarà possibile acquistare tagliandi anche presso i botteghini del Renzo Barbera. Per maggiori informazioni si può consultare il sito ilpalermocalcio.it. Pallanuoto Under 15. Il Telimar conquista l'ottava vittoria consecutiva. Si è chiuso ieri il girone d'andata del campionato regionale maschile di pallanuoto Under 15, girone A. L'ultima giornata ha visto i giovani del Telimar impegnati nell'infuocata vasca di Acireale contro la diretta inseguitrice Acese. L'incontro si è chiuso, nonostante l'assenza di Geloso indisponibile dell'ultima ora, sul risultato di 5-3 in favore dei ragazzi del presidente Marcello Giliberti, guidati da Vittorio Schimmenti. Sugli scudi Andrea Giliberti, autore di 3 dei 5 gol e autentico trascinatore. Questa determinante vittoria arriva al termine di un'importante settimana che ha visto ben 4 atleti, lo dico Giliberti, Geloso e Radicello, prendere parte mercoledì a Roma al collegiale Centro-Sud agli ordini del tecnico federale Massimo Tafuro. Il Telimar guida adesso saldamente il raggruppamento Elite Sicilia con 24 punti, frutto di 8 vittorie su altrettante gare, ottenute realizzando 106 gol e subendone soltanto 20. We'll be right back.
Un caro saluto amici ed amiche di ilmeteo.it, previsione per lunedì 24 marzo 2014, tempo compromesso su tutta la penisola ancora per l'azione di Artemide che porta ancora piogge temporali al centro, al sud e al nord-est. Ecco il dettaglio: al nord cielo molto nuvoloso coperto con precipitazioni diffuse e locali temporali anche al nord-est, sarà più asciutto con occasionali schiarite soleggiate al nord-ovest, al centro piogge diffuse su tutte le regioni alternate a schiarite in Sardegna e più deboli queste piogge sui versanti adriatici, neve sugli Appennini a quote basse, migliora dal pomeriggio in serata con delle schiarite a partire dalla Toscana verso il resto delle regioni. Raggiungiamo le regioni meridionali appunto dove il tempo risulterà molto piovoso e temporalesco, specie sulle regioni tirreniche di Campania e Calabria, in questo caso anche fino a sera, altrove sarà parzialmente nuvoloso con piogge alternate a schiarite, più soleggiata vedete la Sicilia, neve sulle Alpi di nord-est sopra i 400-500 metri, in Appennino sopra i 500-700 metri, venti inizialmente occidentali moderati o forti, poi tendono a girare dai quadranti nord-occidentali, minime in deciso calo con 3-8 gradi al nord e al centro fino a 11 gradi al sud, di giorno sarà fresco ovunque con i suoi 10-14 gradi al nord e al centro fino a 16 gradi invece al sud. Carissimi, la previsione termina qui. Il ciclone Artemide dovrebbe esaurirsi in questa giornata, seguite i nostri aggiornamenti solo su ilmeteo.it. Ciao!